Salve ragazzi, benvenuto ancora una volta su Opinioni di Luzio. Oggi vi presentiamo qui nel nostro canale quello che è stato, diciamo, già un cult in pochi giorni nell'Opinione di Luzio. Sì, il nostro grande artista che è da poco nelle scene, nei palcoscenici di tutta Italia e del mondo, diciamo, poi farò parlare a lui naturalmente. Vi presento il gruppo Raga Denali, qui rappresentato da J.H. Uncabbed. Buonasera a tutti ragazzi, ecco qui a voi, che è in fianco a me. Buonasera dottor Fazio, scusi, sì. E buonasera a tutti i telespettatori del canale, grazie per avermi invitato. Si può fumare, mi scusi? Diciamo di sì, che qui non c'è l'obbligo del divieto del fumo. Scusate, no. Ragazzi, naturalmente le domande che sono tante, quelle che mi sono arrivate per email da chiedere a lui, ma essendo, diciamo, un opinionista, comunque sia un canale di opinioni, pongo le mie riflessioni su un'anteprima di un'uscita di un album. Mi corregga se sbaglio, il 15 aprile esce il suo nuovo album? Esattamente. Perfetto. E si parla di questo album, naturalmente, dal titolo Datemi un bidet. Esatto. Naturalmente, questo titolo può un attimino fuorviare a quello che si possono essere i contenuti, ok? E io grazie naturalmente a J.H. Uncabbed, e ne vorrei parlare con lui proprio di questo. Naturalmente sull'aspetto musicale, che mi ha colpito molto, ragazzi, veramente. Poi quando avete la possibilità nei negozi il 15 di poterlo comprare, affrettati anche prenotandolo, logicamente noterete quello che ho notato anch'io molto probabilmente, vi porrete anche magari altre riflessioni, che è quello che c'è un'unione che crea stupore, che crea veramente una genialità artistica, proprio perché si vede unire due mondi, due culture, ok? Il folk delle terre del Don, unite, diciamo, con la forza, l'energia del mondo rock, ma più precisamente del cosiddetto grunge lanciato dal nostro grande Kurt Cobain. Scomparso, sì, ebbene sì, si parla in maniera forte e cruda quello che è la voce, l'eco del lamento delle donne ucraine del Don, quando lavoravano nei campi e creavano queste musiche folk, come ha appunto detto, e logicamente lui l'ha messo poi con il suono però rivoluzionario, forte, trasgressivo del grunge. Mi spieghi, diciamo, appunto questa cosa da dove nasce? Sicuramente le mie origini, che sono in parte russe, come tutti sapranno sicuramente, in parte del sud Italia, hanno portato questa componente nella canzone. Io trovo che la sua analisi è corretta, cioè le componenti della musica sono quelle che ha detto lei. Poi ovviamente va detto che il testo è di Frank, del nostro gruppo, la musica è di Robin, invece sempre del nostro gruppo. Io fondamentalmente ho messo insieme i due personaggi, quindi è stata questa la mia funzione, e quindi poi della musica e del testo parlerebbero loro, perché io non posso, quindi mi fermerei qui nell'analisi. Ho capito. E diciamo un'altra particolarità che ho notato, che questa, diciamo, è il filo conduttore dell'intero album, nelle varie pezzi. Mi sono soffermato, diciamo, su un pezzo precisamente. Quel pezzo che dove ho notato, diciamo, una cosa molto molto originale e in qualche modo anche attuale ai nostri tempi, che è quella della crisi appunto del bidet, che poi prende anche il titolo dello stesso album, ok? Questa cosa, diciamo, è un segno premonitore di quello che ci aspetterà questa crisi economica? Ma non so se è un segno per voi, sicuramente è una realtà dura del nostro gruppo, ecco. Quindi questo essere segnati in questa carenza credo sia stata la mancanza che ci ha spinto verso questa creatività. Frank, come ha detto, ha scritto le parole, ma io le condivido. Perché lui scrive, ma poi io devo approvare, come Robin scrive le musiche, io dico va bene oppure no. Quindi faccio mie le loro creatività, perché fondamentalmente sono mie poi, questo alla fine.
E sicuramente per noi è una realtà, io oserei dire triste realtà, che però ci ha spronato a livello artistico, e questo è stato il movente. Poi se saranno anche una triste realtà per voi, io non sono un analista, quindi non... può darsi di sì, la mia analisi è, o può darsi di no. Questa è la mia analisi della società, insomma. Ma io ho avvertito però che in questo c'è un qualcosa anche di spronare la gente comunque sia a far sì che ci sia un segno di, come posso dire, di rivoluzione, soprattutto nei giovani, ok? Che contestualizzando i problemi economici attuali che coinvolge un po' tutta l'Europa, ma noi parliamo di fattispecie, ecco, non per campanilismo, ma della nostra Italietta, che logicamente gli vuoi mettere in risalto che sicuramente accadrà questo, comunque sia, ai giovani italiani e ai miei, soprattutto alle giovani italiane, ma penso soprattutto al mondo femminile, e perché lei si è riflesso molto più alle donne, a parlare, a comunicare questo disagio, soprattutto per avvertendo una problematica quasi psichiatrica per le donne, perché accadrà tutto ciò. Per quale motivo? Allora, qui io vedo che mi fa più di una domanda, io cerco di rispondere, come certo, detto sempre, sì. Non sapendo se parlo per gli altri, ma va bene, parlo anche per gli altri. Allora, noi parto dalla fine, noi ci rivolgiamo soprattutto alle donne, in questo ha ragione, e mi fa piacere che si veda, perché il nostro gruppo è essenzialmente fatto da eterosessuali, e quindi ovviamente il nostro interesse è maggiore per le donne. Questo però non voglio togliere il permesso, e anzi il piacere dei nostri amici omosessuali di comprare i nostri dischi, perché secondo me possono trarre degli spunti anche loro. E questo per rispondere a chi ci rivolgiamo noi, ma e chi vogliamo che compri i nostri dischi. L'altra domanda, mi scusi, era se vedo una esigenza di rivoluzione. Ma guardi, io vedo un'esigenza di rivoluzione edilizia all'interno delle case nostre, del nostro gruppo, perché abbiamo questa carenza. Poi, se noi possiamo diventare il simbolo di un'esigenza che abbraccia l'intera umanità, noi siamo ben contenti di questa cosa, sperando che questo poi porti a comprare i nostri video. Ma perché ho notato che, mi scuso, che lei mi dice che il paroliere è Frank, ho notato che però si solleva proprio... Il saluto, tra l'altro, è rimasto in America perché ha dei problemi giudiziari e non può uscire dagli Stati Uniti. Ho capito, ma si parla proprio di una crisi che è ben più allarmante proprio per questo fatto, in special modo. Come le dico, bisognerebbe sentire Frank cosa voleva dire. Io quello che ho interpretato del suo testo è quello appunto di una carenza materiale. Poi, secondo me, forse ognuno ci può vedere quello che vuole, quindi chi ci vuole vedere la mancanza di un amore ci può vedere nel bidet un simbolo di una mancanza di un amore. C'è chi ci può vedere la mancanza di un benessere economico, e quello può essere. C'è chi ci può vedere, io per esempio, e credo che la mia sia un'interpretazione molto corretta, visto che sono vicino all'autore e conosco bene l'autore, ci può vedere nella carenza di un bidet la carenza di un bidet. Quindi secondo me il testo è aperto, si può interpretare in molti modi. Sicuramente se uno non compra il CD l'interpretazione è molto molto più difficile. Certo, questo posso dirle con sicurezza. Poi certo, non voglio vendere delle interpretazioni. Lei in questa maniera mi porta a notare che comunque non si vuole sbilanciare su quelle che sono appunto le mie riflessioni, le mie osservazioni soggettive, naturalmente, modestamente, anche perché mi rendo una persona più umile e modesta, sul fatto che comunque sia ho visto che si lancia questo, diciamo, questo allarme, questo messaggio, questo comunque viene più volte ribadito, ok, anche dallo stesso ritornello, crisi del bidet e come facciamo con le nostre parti intime. Quindi logicamente con questo sempre, come appunto ho detto all'inizio, noto poi che con la musica unito si dà forza e si imprime, si dà un imprinting violento su questa problematica, come per dire, ragazzi, cioè in qualche modo non dico sensibile alla causa, ma sarà un problema esistenziale tra pochi anni da questa parte. Sì, io come le dico, mi scusi, porto gli occhiali perché questo sole mi dà fastidio, io non sono abituato a vivere di notte, sì. E quindi anche queste lampade che avete qui mi danno fastidio, spero che non sia un problema. Come dico, l'interpretazione è libera, la rabbia che vede nell'esecuzione del brano, che c'è sicuramente, e che forse in me è vista più grave, ma in generale in tutto il gruppo, è perché le do questa interpretazione, insomma, che forse può essere un aneddoto carino. Prima di registrare il brano litigammo, io e Frank appunto,
per una questione abbastanza importante, cioè lui mi doveva dare $10, ormai sono un paio di settimane, non me li sta ridando e lo abbiamo litigato. Poi dovevamo registrare, abbiamo registrato, però ovviamente si vede che c'era stato questo conflitto tra di noi, che però secondo me è stata una parte importante nella realizzazione di questo pezzo, perché come lei mi dice, le ha dato una grossa forza, pathos. Poi sì, ognuno sì, lo interpreterà come vuole. Certo, e per concludere tutto ciò, diciamo, che poi spetterà a voi, diciamo, ascoltarlo, spero che avrete modo, diciamo, di e piacere di poterlo ascoltare. Ma della mia infanzia difficile, dei miei problemi di droga, non mi ha chiesto, non mi chiede. Le domande le faccio io. No, va bene. Io non è che la volevo dire. Cioè, allora, io qui mi avete dato 100.000 euro per venire qui e mi va anche bene. Ecco. Però cioè, le interviste non le devo insegnare come si fanno. Però, no, ecco, lo dico. Se non si parla di certe cose, l'artista lei me lo uccide. Cioè, sai, però i spazi del nostro canale, naturalmente ahimè, il mio editore della mia televisione Rai 3 sì, naturalmente qui, comunisti, quindi sì, comunisti, naturalmente già siamo abbiamo sforato i 10 minuti e allora non si può parlare della mia infanzia difficile, ma vedo che la prende a cuore, vuole parlare della sua infanzia allora difficile. Il mio agente mi ha detto devi andare a parlare della tua infanzia difficile, mi ha anche detto il mio agente parlane bene perché serve, comunque tu, questa è la tua funzione, devi portare le tue problematiche nel disco. Questo è detto. Allora, noi accoglieremo questa esigenza. Se voi italiani non sapete mettervi d'accordo, io. No, noi accoglieremo la sua esigenza. Però perché mi avete pagato? Il palinsesto della TV adesso deve dare altro, deve dare spazio alla reclam, perché naturalmente dobbiamo, logicamente, in qualche modo. Ma voi non sapete fare il vostro lavoro. Perché? Cioè, io quando canto, canto, so cantare. Lei che lavoro fa, scusi? Cioè, non ho capito. Questo quello è di creare. Come... Lei invita una star e la tratta così, gli fa dire quello che vuole lei, allora me lo dica, mi mette in bocca le parole. Allora, scusa. No, io non. Cioè, no, in America nessuno. No, io mi dissocio da questa dichiarazione, naturalmente. E mi sento in qualche modo anche oltraggiato da questa cosa, perché appunto io le voglio. Mi sento in imbarazzo per lei. No, io le voglio precisare. Se lei ha una star, io non dovrei purtroppo dire qui, ospite del suo programma, probabilmente l'unica star che avrà mai avuto, perché lei mi dica chi altro ha avuto. Io la capisco le sue in questo momento esigenze che mi segnala, però devi capire che lei essendo un artista è preso, diciamo, dal fatto del suo fare, dalla spontaneità e dal voler dire la propria voce, comunicare. Lei logicamente io sono un dipendente del mio canale, quindi logicamente mi devo attenere ai tempi che la mia azienda televisiva mi concede per gli spazi culturali, e dato che la musica la considero cultura, come lei, logicamente. Sì, però lei c'è una differenza, lei è un impiegato, io sono un creativo, abbia pazienza. Lo so. Adesso non è per dire, ho capito. Glielo devo dire io queste cose. Sì, ma non... Adesso con chi devo parlare io qua? Ho capito, chi è ma che comandi, non mi hanno dato i tempi di una corazzata a Potionchi. Allora, mi faccia la domanda, finiamola. Questa cosa che poi devo andare anche su canale 5, io tra un po' magari mi trattano anche meglio, perché a questo punto... Ma dai, sì, lì ci sono più fondi, noi siamo nel canale pubblico e purtroppo... Se non avete soldi per fare le star, prendete il cantante del basso. Ho capito che lei passa tutta la vita con la sua balalaica, io lo so, ma purtroppo se lei legge anche i giornali, come pensavo che magari il suo Frank le ha letti, ecco perché, diciamo, appunto mi sono soffermato su quello. Lui legge i giornali, lei invece interagisce solo con la sua balalaica. Vede che poi non mi sta a sentire. Ecco. Allora io spero che il suo pubblico sia più intelligente di lei, ma non lo so. Le ho detto che Frank è quello che scrive i testi, ecco. Quindi non è lui che legge, lui scrive. È Robin che legge, quindi legge quando c'ha voglia, poi perché anche è abbastanza da fare. Senti, tre carabinieri. Pare che sono i tre carabinieri. Allora uno scrive, uno legge e uno suona. Ma ci sono le barzellette. Ma allora lei non sa come funzionano i gruppi. Ah. Allora lei intervista, non si è preparato, non sa chi ha davanti. Chi è? L'artista c'è un cambio. Sì, no, però bisogna. Scusi, ma perché lui provoca, ma anch'io ovviamente lo sto provocando, sì, ragazzi. Ma non è così che si fa il suo lavoro, mi scusi. Ho capito. Già siamo a 14 minuti, ragazzi. Gli ho concesso 4 minuti e mezzo per parlare, e lui naturalmente ha disquisito su quello che fa l'uno, fa l'altro. E naturalmente, se voleva parlare realmente dei suoi problemi dell'infanzia, non l'ha fatto in questo momento. Però io raccolgo la sua idea, perché noi siamo un canale pubblico e facciamo cultura, ok? E osserviamo quello che... Come? Mi fa queste mossacce da dietro? Ma come ti permette? Ma cosa cultura?
cultura, cosa sta facendo cultura? Che non mi ha fatto parlare un attimo, ho detto una marea di cazzate, scusi. Non mi tiri fuori le cose. Io ho fatto cultura in questo momento. Sì, vabbè, fatto... Non mi faccio parlare. Guarda, no, ma guarda io... Cioè... Ma guarda questo J. Ainge Uncapped, ospiteremo sicuramente a Frank quando lo liberano dai carceri e sapremo anche i motivi. Non perché... è in carcere, ah, non ha il permesso di uscire dagli Stati Uniti. Lo sa che queste sono... Lei fa dichiarazioni a cazzo così. Cioè, non può dire cose così, guarda che è querela, eh. Ho capito. Non, può, non ha la libertà di uscire perché ha delle pendenze. Anche Robin ha delle pendenze, ma non sono così gravi, sono meno gravi. Ho capito. Sono l'unico che è riuscito a uscire. Va bene. Allora ragazzi, abbiamo fatto i 16 minuti, quindi come abbiamo detto abbiamo fatto 6 minuti. Il problema esistenziale del bambino non è ancora parlato, ma si è disquisito su un battibecco con me personale. Ce l'ha con me, adesso io lo dirò a Rai 3, naturalmente, alla redazione. Ricontina a fare le bussacce, ma guarda che è forte sto Jenkins, cioè è intrattabile, ragazzi. Io me ne vado, guardi, fa un po' come vuole. Cioè mi va via l'ospite. Le arriva da pagare la cosa alla Rai 3, e poi le arriverà anche una lettera del mio avvocato, perché non si può. Dai, cioè, non è possibile. Non puoi fare così. Dai, cos'è? Mi dà del tu. No, dai. Guardi, buon lavoro, mi dispiace, cioè, buonasera. Salve. Ragazzi, io non so come chiudere questa serata, io volevo dire con voi... Datemi un bidet, io adesso a questo punto la risposta me la do da solo, cioè, oppure meglio, date anche a voi, per me datemi un bidet, perché poletto se vuole lavare il culo da diversi anni, e sto problema, non è risolto. Non si fa chi che la accompagna, là c'è il bidet comunque, c'è il bagno col bidet.